ancora un pestaggio ieri notte nella tragica estate vissuta da sottomarina sotto il profilo dell'ordine pubblico. E ancora una volta è un nucleo di minorenni, molto probabilmente residuo della vecchia gang che era stata apparentemente sgominata a inizio agosto, ad accanirsi contro un chioggiotto avente poco meno di 30 anni. L'episodio è avvenuto verso le 2.45 della scorsa notte in Piazza Europa, non distante dall'esercizio di un barbiere. Solo la presenza di un nucleo di adulti, tra cui Adolfo Tiozzo del Budapest Caffè, ha consentito che la vicenda non assumesse risvolti ancora più drammatici. Queste persone si sono interposte a cerchio attorno al malcapitato, colpito proditoriamente alle spalle e stramazzato a terra con il volto, quando i giovani malviventi, forse provenienti da scorribande nei giardini della piazza e in preda a un'esaltazione tipica del consumo di droghe pesanti, erano pronti a infierire ancora sul corpo incosciente. I carabinieri, che stavano pattugliando all'esterno di un bar in Viale Umbria, sono accorsi alla chiamata e hanno identificato almeno 3 di questi adolescenti. L'aggressore ha 17 anni, nemmeno gli altri raggiungono la maggiore età. Mentre i militari dell'arma stavano raccogliendo le testimonianze, l'ambulanza del 118 ha trasportato la vittima del pestaggio al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia, dove gli sono stati riscontrati tagli alla bocca e al sopracciglio, suturati con 6 punti, traumi al volto. Ma questa mattina, dopo i primi esami, è stato deciso il trasferimento all'ospedale di Mestre per un sospetto trauma cranico. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'aggressione. A quanto pare il gruppetto di minorenni stava discutendo animatamente con gli avventori appena usciti dal locale, di circa 10 anni più adulti. Questi ultimi sono stati spinti alle spalle e presi a calci. Uno di essi ha subito le conseguenze peggiori per via di quel pugno sferrato all'improvviso tra collo e mascella. Solo all'improvviso ennesimo acme di una situazione denunciata più volte dai residenti. Tra strade laterali usate come latrine a cielo aperto, automobili come brande, porte e muri con chiazze di vomito, fino alle risse sedate a fatica dai cittadini e dalle forze dell'ordine. Scatta domani l'avvio dell'anno scolastico in Veneto, nella stagione più difficile dal dopoguerra, per via della perdurante emergenza sanitaria. L'intera estate è trascorsa cercando di modificare la disposizione interna delle strutture e le restrizioni normative e tra le polemiche per i banchi con le ruote, anche gli istituti scolastici diramano le proprie linee guida. È il caso della primaria Marchetti di Chioggia, dove un vademecum ricorda ai genitori le incombenze e i divieti. Ogni classe avrà una propria entrata differenziata. I bambini entreranno con la maestra in fila indiana e appunto indossando la mascherina. I genitori dovranno misurare la temperatura ogni mattina. Al primo sintomo si resta a casa. Dovesse succedere un caso di febbre a scuola, saranno contattati i genitori e pediatra, oltre a spostare lo scolaro della classe. Niente dovrà essere lasciato sotto i banchi. In classe per ora non potranno essere portati libri, nemmeno quelli dei compiti per le vacanze, né diari, bensì solo una busta con le scorte di cancelleria, che non potrà essere prestata, e così pure la merenda. La ricreazione sarà al proprio posto, le uscite al bagno saranno limitate e non ci saranno le ore di educazione fisica. Le cozze allevate nel mare antistante Pellestrina stanno morendo. Ne dà notizia un articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Nuova Venezia a firma di Enrico Tantucci. Nei 15 impianti a 3 miglia dalla costa, più della metà degli esemplari sono stati trovati privi di vita durante la cernita e la raccolta. Duro colpo per gli allevatori, che accusano le conseguenze del maltempo di fine agosto, esattamente come era successo ai loro omologhi di Pila, nel Polesine. Le temperature alte che sono seguite e la mancanza di ossigeno nell'acqua portano al soffocamento dei mitili in quantità molto maggiori rispetto agli anni precedenti.
Viene stimato che un vivaio produce annualmente 600 tonnellate di cozze, mentre ora la raccolta ammonta sole 200 tonnellate. Amichevole di prestigio oggi per l'Union Clodiense a Trento. La compagine Granata sfida i gialloblu locali, artefice di un mercato scoppiettante che li pone tra le favorite al salto di categoria, nonostante ancora non sia nota la composizione dei gironi nel prossimo campionato di Serie D. Gli acquisti, tra gli altri di Aliu, Osugi, Salviato, Ferrimarini, Bran, affidano all'allenatore Carmine Parlato una rosa che si annuncia molto competitiva, anche se dovrà trovare la coesione necessaria per affrontare un torneo da protagonista, come si spera possa essere anche la squadra lagunare. Fischio d'inizio alle ore 16, l'incontro allo stadio Briamasco sarà disputato a porte chiuse. La partita sarà seguita in diretta testuale dalla pagina Facebook Union Clodiense Fan Club.